E niente, alla fine mi sono fatto 2 anni dentro per non fare infame con un amico. Poi sono uscito e sono andato a lavorare al cantiere da mio zio. E là tutto a posto, fino a che 3 mesi fa zio è morto. Oh, mi dispiace. No, ma non ha sofferto, perché poi la coltellata gli hanno data dritta qua, proprio precisa, sulla carotide, sì. Ma c'aveva pure ragione quello che gli ha data, perché era una vecchia storia di poker online, vabbè, che monte sto manca a spiegare. Vabbè, comunque lì scoppia il casino perché i figli cominciano, insomma, a litigare, cominciano a scannarsi le eredità, insomma c'è stata una spratiatriba legale come al solito quando muore qualcuno, insomma uno scapoccia per i soldi, in famiglia succedono sempre queste cose, no? Scusa, che hai detto? Che ho detto? Che insomma cominciano a dividere le eredità e cominciano a scannarsi perché quando... No, no, tu hai detto una spratiatriba legale. Io... Che vuol dire? Insomma, come vuol dire? Tu sei laureato. Io laureato? Ma stanno scherzando da quando? Raga, io sono stato chiaro, non assumo laureati. Ma come posso essere laureato? Stavo in terza media, mi hanno cacciato che spegnevo il fumo. Non siete dai. Affidabili. Ma non, scusi, ma sei un laureato, ma venivo qua da lei, abbia pazienza, non è per niente, dai. Sei il terzo stasettimana. Non sono laureato io. Vabbè, sì, sono laureato, però comunque, guardi, è un errore di gioventù del quale sono... completamente consapevole, non è che io ho inoltrato una richiesta per rinunciare al mio titolo accademico, guardi, tempo 2 settimane ho completamente la quinta elementare, guardi, le mostro tutta la documentazione pertinente, guardi. Ah, raga, è qua c'è da sporcarsi le mano. Sono qui apposta. Io non c'ho bisogno di gente che sta una vita sui libri. Sono d'accordo. Chiaro? Certo. E poi si vede che sei troppo un bravo ragazzo. Sono un bravo ragazzo, però non esageriamo, perché sono una persona pericolosissima, se vuoi. Sì, invece. Sì, guardi, veramente, perché sarei capace di fare cose... Era una documentazione importante questa, vero? Scusi, non so che mi hai preso, sì, era una fattura, guardi. Però guardi, la cosa importante delle fatture è il numero al quale si risale facilmente, eccolo qui. Quindi se lei adesso mi invia il PDF io glielo ristampo così com'era. Ma che stai a fare? Ma non vedi che non sei adatto? Sì, lo so, scusi, è che questo è un periodo anche emotivamente molto, molto difficile. Quindi... Senti, regà, fatti l'esperienza di vita, mettete in mezzo ai guai, vedi la strada. Poi magari ritorni. Ok. Grazie per il consiglio.